Saremo un centinaio. '86, '87, '88, '89. Avevo detto 100 e quindi. Adesso che è diventata, che è stata incoronata, diciamo, incoronata, scelta diciamo come dama del Rione, ho capito che c'è tanto da fare. Dovremmo fare la cena dell'8 giugno. E poi il 12 c'è questa festa. Il 12 è il corteo. Come sempre riusciamo a trovarla, a farci aprire le porte lì dove sono solitamente chiuse. E questo è il potere della comunità. Francescanesimo innescò un nuovo modo di intendere la religione, molto più popolare, molto più vicino alle classi più modeste, e anche l'architettura non doveva fare sfoggio di gran lusso. Il vecchio stile basilicale d'origine romana è a 3 o addirittura 5, anche a 7 navate. I francescani invece preferivano una navata unica proprio. Ne trovate tantissimi nelle case, nei cortili, nei giardini. Ma come faceva la gente a sapere se poteva bere tranquillamente o no? C'era il grifo. Pur essendo la porta terzo, quarto secolo avanti Cristo, la chiesa quindicesimo dopo Cristo, la continuità materica, lo stesso materiale, il travertino, bypassa la differenza stilistica. Cioè, non, noi arriviamo, costruiamo un palazzo che non ha nessun rapporto con l'ambiente circostante. I vincoli erano conti, ed erano conti di San Valentino e di Agello. Una giornata per migliorare il nostro Rione. Prendersi cura della città è chi viene sempre a Piedibus sa della metafora dell'angolo delle farfalle, dove noi cerchiamo di, nel verde, creare dei piccoli giardini, rifacendoci alla metafora che dice il segreto non è correre dietro le farfalle, ma è curare il giardino affinché le farfalle possano viverci. Dove? Via Campo Battaglia. Tipo attraversarne, che questo è il decimo anno, quindi festeggiamo il decennale, cose insomma di questo tipo. A Natale facciamo un volantino comune con tutte le iniziative del territorio, insomma, però diciamo il valore aggiunto è aver messo insieme sei paesi.